E bentornati sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua per un nuovo episodio su Resident Evil 2 Remake. Allora, Al termine verrà avviata la sequenza di autodistruzione. eravamo arrivati qua. E Attenzione, questo, ahimè, l'utilizzazione non autorizzata di un virus me lo ricordo molto bene. Molto bene. Al termine verrà avviata la Ce la sequenza di faremo a autodistruzione. uscire da questo posto, maledetto? La risposta è no. La risposta mi sa che è drammaticamente no. Levati! È mio! Ma che ca... Deve finire qui. Che diavolo succede? Perdonami, Will. Non mi hai dato altra scelta. Ma che... Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Lo hai chiamato William. Perché? Perché è finita così? Non lo so. È soltanto colpa della Umbrella. Sei una di loro. E non sei coinvolta in tutto questo? Sì. Ma tutto questo non sarebbe dovuto accadere. Allora raccontami. Fin dall'inizio. Non lo avrete così facilmente. Ah, si è iniettato il virus G per non darlo a loro, in poche parole, essendo un suo esperimento. Mio Dio, William, che cosa hai fatto? Tu hai creato questo mostro. Abbiamo creato il virus, ma non immaginavamo. Non trovare scuse inutili. Sei tu la... Una bella botta. Ma che diavolo? Poi... Capito, ma... Ok, finiamola. Cioè, non possiamo farlo scappare, però darlo a te e fregarmi del cazzo, quello sì. Grazie mille, signorina. Calma, calma. Si può scappare da qualche parte? Calma, calma. No. Ah. Cos'è? Granata. Questo? Munizioni. Cosa? Com'è che si correva già? Perché non corre? Non è facile. Oh. Ma ha finito le munizioni. Al fuoco non gli fa male lui il fuoco. Un attimo, eh. Allora.
Ah, solo questo io? Fantastico. No, non serve, non serve, non serve. Non serve, non serve. Non ho l'arma. Ah, senza arma sicuramente si va bene. Di qua c'è qualcosa. Cos'è? Ancora queste? Poi? Allora, equipaggio un attimo questo. Ah, c'è già? Che non lo lancia? Oh, che cazzo! E mori. Allora, primo passaggio fatto forse? Sì, ma non muore. No, aspetta un attimo. Ma secondo me non è finita. O forse sì. Non ci credo. Minaccia neutralizzata. Isolamento terminato. Ma che davvero? No, ma che dici? Che bello, ce l'ho fatta? Quasi non ci credo. Ah, ma c'avevo qua due munizioni. Perché non me l'aveva fatta mettere prima? Vabbè, combina ancora. Si può? Inserisci, va bene. Ricarica le munizioni. C'era un botto di roba qua. C'era un spray medico che non ho mai usato. Altre munizioni. Altre ancora. Ma quante munizioni c'erano che non avevo raccolto? Vabbè, l'importante è avercela fatta, forse. Credo, spero. Non lo so. Potrei? Se mi fai andare ti ringrazio. Ciao, è stato bellissimo. Insomma, però... mi fido, mi fido. Riguardo prima, non so se... Promettimi che distruggerai il campione del G. No, è una prova. Ci penserà l'FBI. Ti fidi di quella stronza? Che cosa vorresti dire? Lei non è dell'FBI. È una mercenaria. Lo vuole vendere. Il virus G andrà al miglior offerente. No, stronzate. Spero sia così. Ma se il virus finisse nelle mani sbagliate, non... Oddio. Ora come ora ho un piccolo dubbio. Lei non mi ha mai dato sensazioni troppo positive, ad essere sincero. E ce l'ha da mercenaria, eh? Un po' ce l'ha, un po' ce l'ha. Sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per... Allora, intanto io, scusate, ma allora mi porterei una granata giusto per, e per il resto nient'altro. Non si può salvare, vabbè, ok. Ma c'è ancora Mr. T in giro, no? O sbaglio? Prima c'era quantomeno, poi non lo so. Non so se fidarmi. Sto pensando a te. E io a te. Mi stavo preoccupando. Siamo una bella squadra. Ma ho una domanda. La via è libera. Ti prego, dimmi che ce l'hai. No, ma certo.
Sì, ma io non parlerei su un ponte in caduta. Ho incontrato Annette. Dice che non sei dell'FBI. Oh, Leon. Perché non vuoi darmi il campione? Sta per cascare. Ho provato. E credevo di potermi fidare. Mi dispiace. Speravo davvero non finisse così. Allora è vero. Ero solo una pedina per te. Faccio solo il mio lavoro. E io il mio. Abbassa quella cazzo di arma. Sei in arresto. Dammi subito il campione, Leon. O ti farai male. Spara, mia buona. Se ne sei capace. Non ce la fa. Che cavolo è stato? No, vabbè. Oh cazzarola. Nessuno avrà mai il campione. Sì, però ho capito, però vabbè. È una tragedia. Resisti. Posso farcela. Lasciami. Zitta, ti tengo. Non me lo merito. Non farlo. Buona fortuna, Leon. No, vabbè. No! È finita malissimo, malissimo. Stramale, stramale. Ah, abbiamo 10 minuti per fuggire. Direi che dobbiamo muoverci. Non si può stare mai tranquilli comunque. Non si può mai stare tranquilli in questo gioco. Mamma mia. Che agonia. Ce la faremo o dura solamente 10 minuti il viaggio per andare giù in ascensore? Domanda. Però veramente è finita malissimo questa storia tra Ada e Leon. Sembrava interessante, ma è finita troppo presto. È un gran peccato. Stavano bene insieme. Aspetta. Vai. Chi è? È Claire. Come chi è? È Claire. Direi di sì. Ma sta per crollare tutto. Senti, devi andartene. In fretta. Lo so. C'è una via di fuga. Possiamo farcela. Dove ti trovi? Boh. Claire, non lo so nemmeno ancora? Io. Leon. Ehi, Leon, non ti sento. Non aspettarmi. Mettiti in salvo. Mi sa che è tardi, Leon, mi sa che è tardi. 9 minuti alla detonazione. Scappa, scappa, scappa. Aspetta che salvo per sicurezza. Non si sa mai. Non si sa mai. Attenzione.
È una corsa contro il tempo e ci sono anche dei misti, tra l'altro. Non è il momento, non è il momento. Non è per niente il momento giusto questo per disturbarmi. Posso combinare? Oh. Ah, di qua, di qua, di qua, di qua. Di qua, di qua, di qua. Più veloce, più veloce. Lo so. Ma ancora tu. Salve. Che palle questo comunque, se posso essere sincero. A una certa. Ma tu non dovevi morire. Veloce, veloce. Veloce, veloce. Mamma mia. Ecco. Benissimo. Pure. Poi? Certo che quello non muore mai. È immortale. Non può essere morto così. Devo sbrigarmi. Non è morto contro una macchina, un camion contro. A massima velocità non muore così, no, eh. Non è statisticamente normale. Quante cose ho da prendere. Non c'ho spazio. Come faccio io? Come faccio? Vabbè, non lo so. L'unica è lasciare il coltello qua. Ci serve un altro spazio. Lasciamo la fumogena. Vai. Ok. Qua ci sarà sicuramente un piccolo casino, eh. Ci scommetto. Sette quanto volete. Minuti alla detonazione. Guarda, eh. Chi sta arrivando? Io lo sapevo che c'era qualcuno che arrivava. Si è trasformato. Bene, bene. Ora sono un uomo felice e realizzato. E mo che si fa? Oh cazzarola. Devo resistere. Sì, vabbè, comunque è legale. È legale. Aspetta un secondo, va. No, ho sbagliato. Uffi. Usa. Mamma mia. Sì, ho capito, è mortale. È immortale, raga, è immortale.
finito anche munizioni. Mi si fa lanciare la granata? È la madonnina però. E la madonnina. No, eh. Vabbè raga, è impossibile, su. A parte la granata, come si fa a usare? Non mi ricordo più come si fa a usare la granata io. Opzioni, allora, comandi. La granata. Attenzione. Qualcosa ho fatto, non so cosa. Casualmente, così di botto, eh. Senza senso. Ah! Vabbè, ho capito. Ce l'ha fatta? Ammazza. L'ho squartato di brutto, tra l'altro. 5 minuti. Alla, siete arrivati al livello inferiore. Ok. Vabbè. Non c'ho tempo, non c'ho tempo. Un treno che passa casualmente. Prendi sto treno a Leon. Leon, attaccati. Oh, finalmente ce l'ha fatta ad attaccarsi col treno maledetto, eh. Episodio molto leggero e calmo e tranquillo, devo dire. Dovrei avercela fatta? Senza campione, però. Chi è quella bambina? Ma che ca... Allora, ragazzi, gioco bellissimo, veramente strabello, mi sono sempre divertito a portarlo, però dobbiamo fare la campagna con Claire, per forza di cose, per capire meglio quello che è successo. Allora, io avevo intenzione di fare questa campagna su Twitch, e poi ricaricare i video sul canale, giustamente. Quindi ragazzi, faremo la campagna di Claire su Twitch con i video ricaricati, ovviamente. Saltiamo. Ah, ecco, c'è qualcos'altro, appunto, guardiamocelo. Ok, vabbè, risultati. B. Ho preso una B, vabbè, mi accontento. 6 ore e mezza, ci ho messo anche poco in realtà, neanche troppo, pensavo di più. Ragazzi, quindi io vi do appuntamento per la campagna di Claire su Twitch nei prossimi giorni, vi ringrazio molto, ci becchiamo alla prossima serie, vi ricordo anche il link in descrizione per supportare il canale. Unica cosa che voglio aggiungere: è stata veramente una serie molto molto divertente e vi ringrazio sempre per il sostegno dato a questa serie. Ragazzi, alla prossima. Ciao!